Lasciamo stare chi ha segnato, l'importante è che il pallone sia entrato in rete e che la Nocerina abbia portato questo punto a casa, che alla vigilia poteva far sorgere il naso, poi come si era messa la partita, va anche bene. Sì, soprattutto è stato un gol importantissimo, un punto importantissimo portato a casa. E adesso già pensiamo alla prossima domenica, che è una domenica molto importante. Ci sarà uno scontro diretto contro il Potenza. E già pensiamo alla prossima domenica ad allenarci bene in allenamento, come facciamo sempre. Quanto è difficile non giocare praticamente mai, entrare 2-1 sotto fuori casa con una gran cornice di pubblico su un campo difficile e cercare la concentrazione di fare bene. A te forse è andata bene. Sì, dai, posso dire che sono stato fortunato perché sopra un rimpallo mi sono trovato lì e ho buttato la palla in rete, però sono stato sempre concentrato in ogni allenamento. Aspettavo questo momento, cioè lo aspettavo tantissimo. E quando ho buttato la palla in rete sono stato molto contento. Questo gol lo dedico alla mia ragazza. Gol, risultanza emblematica dopo il gol, a correre sotto i tifosi, davvero, davvero molossa. Vabbè, che lo diciamo a fare? Io sono di Nocera e tifo per la Nocerina, quindi è bellissimo esultare sotto la cupola per me. È la cosa che credo che ogni ragazzo vorrebbe fare, giocare nel proprio paese, fare gol e andare a esultare sotto la propria curva. Mandiamo un messaggio al mister Maiuri, qualche minuto in più ti tocca a questo punto. No, il mister è molto bravo, io lo stimo tantissimo, anche se non mi sta facendo giocare, ha le sue scelte. Io posso dirle che quando mi chiamerà in causa sarò sempre pronto e darò il massimo. Ecco, forse cambio di lavoro, appena sei entrato in campo, con l'uomo in più potevi più spaziare dietro gli attaccanti, poi sei dovuto arretrare, però senza infamia, senza lode, hai fatto davvero una buona partita, anche più arretrato. Vabbè, l'espulsione del Barone secondo me è inesistente, però credo che anche con l'uomo in meno non abbiamo visto tanta differenza, perché alla fine non credo che loro quando hanno avuto l'uomo in più hanno fatto qualcosa oppure ci hanno tirato in porta. Credo che siamo stati molto bene in campo e potevamo fare di più, soprattutto il primo tempo che siamo fumati abbastanza gol, però non fa nulla, dai. Pensiamo alla prossima partita. Grazie.